Ok, come avrete potuto notare, abbiamo avuto qualche problemino, è andata bene per 2 venerdì e oggi ha deciso di rompere le scatole. Non importa, come le altre volte riprenderemo da dove si è interrotto. Quindi, stavamo ultimando. Oh, è su, ancora due, espiro giù. Inspiro su e torno. Inspiro braccia avanti, espiro. Piego bene i piedi a terra. Mi raccomando, inspiro, tengo, espiro, torno. E ripeto, espiro giù, inspiro, tengo, espiro. Torno e ripeto, petto in fuori, ancora tre. Dobbiamo fare attenzione a tenere i piedi a terra e a non dondolare con le ginocchia. Quindi stabilizziamo bene. Ultima. E su. Pizzico tra palmo e fianco e piede. Teniamo. Cambiamo gamba, teniamo con l'addome, schiena dritta. Torno. Ok, e appoggiamo la palla sul palmo destro. Distendiamo il braccio verso l'alto. Ok, possiamo chiaramente usare le mani, le dita per prendere la palla, ma non esageriamo. Quindi idealmente dobbiamo immaginare di avere un vassoio appoggiato sul palmo. Uniamo le gambe. Dalla posizione inspiro, braccio avanti. Espirando dietro con la gamba destra, quindi se ho il braccio destro su dietro andrà la gamba destra. Appoggio se riesco il ginocchio a terra, inspiro, espiro su e ripeto, inspiro, espiro, inspiro, tengo, espiro, torno. Controllo bene, la spalla rimane giù col busto, quindi non sale ma rimane giù. Ancora tre. Due. E ultima. E su, perfetto. Cambio braccio. Quindi sinistro su. Inspiro, braccio destro avanti. Espiro, gamba sinistra che scende dietro. Inspiro, tengo.
espiro, su, e ripeto. Controllo bene, spalla giù, il piede della gamba destra, quindi della gamba che rimane davanti, è sempre bene incollato a terra. Ancora tre. Due. E ultima. E torno. Rilasso. Tengo la palla con le due mani, tallone destro in appoggio davanti, carico la gamba sinistra e scivolo giù. Porto la palla verso la caviglia e mi fermo giù a busto flesso. Se non arriviamo alla caviglia, prendiamoci chiaramente prima, senza forzare eccessivamente. E piano piano torniamo su e cambiamo. Tallone sinistro in appoggio davanti, palla in appoggio sulla coscia, arretro e giù. Teniamo senza forzare. E piano piano torniamo su. Riappoggiamo la palla sul palmo destro. Questa volta però apriamo. Largo. Ok, abbiamo quindi la palla sul palmo destro e davanti rimarrà la gamba sinistra. Apriamo entrambe le braccia. Scendiamo indietro come prima. Espirando quindi. Gamba destra che va dietro, busto che ruota a sinistra. Quindi gamba sinistra avanti, busto che ruota a sinistra. Inspiro, torno, espiro, su. Se faccio fatica, come prima posso piegare le braccia. E ripeto, inspiro, espirando. Gamba destra dietro, ruoto bene col busto a sinistra. Inspiro, torno, espiro, su, e ripeto, espiro, ruoto, inspiro, torno, espiro, su, e ripeto. Come prima cerchiamo di usare solo il palmo e non le dita. Ancora due. E ultima. E su. Rilasso le spalle e cambio. Apro. Quindi adesso diamo la palla sinistra, rimarrà davanti la gamba destra. Inspiro, espirando, gamba sinistra che arretra e busto che ruota a destra. Inspiro, torno, espiro, su. E ripeto.
Ancora tre. Due. E ultima. E su. Pizzichiamo di nuovo traguardo fianco, questa volta incrociamo mano, piede opposto. Rilassiamo, spalla giù. Piano piano torno, cambio, incrocio e su. Pian piano torniamo. Ok. Andiamo a recuperare il tappetino. Abbassiamo leggermente l'immagine. Ok, perfetto. Lasciamo la palla a terra. Non allontaniamola perché ci servirà. Arretriamo al fondo del tappetino. Rilassiamo bene le spalle e le braccia. E inspiriamo. Ed espirando piano piano, pezzettino per pezzettino, braccia molli, scendiamo giù col busto. Senza forzare. Ci fermiamo in posizione. E piano piano andiamo giù a terra. Quando ti via, schiena ben dritta. Inspiro. Espiro giù sui talloni, fronte a terra. Inspiro, torno, espiro, gatto, chiudo, inspiro, torno, espiro giù e ripeto, inspiro, torno, espiro giù, inspiro su, espiro. Gatto. Ancora due. E ultima. E torno. Ok. Ora andiamo a prendere la palla. L'appoggiamo davanti a noi. E andiamo a poggiarci le mani sopra. Una sola raccomandazione. Non ci deve dare fastidio il polso, quindi mettiamoci nella posizione più comoda per i nostri polsi. E se ci sentiamo troppo instabili, piuttosto torniamo a terra con le mani, ok? Allora, chi invece riesce, mani sulla palla, uniamo le gambe, teniamo bene con l'addome, spingiamo bene con le spalle verso terra, espirando, distendo. Non è necessario salire tanto con la gamba, quanto più che altro controllare bene con la schiena e l'addome, inspiro, torno. Espiro, cambio,
Inspiro, torno, appoggio, espiro, cambio. Ci possiamo comunque aiutare con le dita che poggiano leggermente a terra. Stabilizziamo bene, spingiamo bene con le braccia verso terra, ancora tre, due e ultima, torniamo, spostiamo la palla, braccia lungo le gambe e fronte a terra, rilassiamo e teniamo. Piano piano torniamo su, ritorniamo in quadrupedia, se riusciamo divaricchiamo bene, incrociamo con le gambe e passiamo dietro, avanziamo sul tappetino, piedi fuori, recuperiamo la palla, schiena ben dritta, inspirando. Questo lo conosciamo già, braccia sul petto in fuori, espirando, torno, inspiro, spingo nel petto in fuori, espiro, torno. Ancora tre, due e ultima. Torniamo, inspiro braccia avanti, espiro, piano piano, giù, braccia indietro a terra. E dalla posizione, espirando, piedi a martello, retroversione, lombare incollato a terra, e inspirando, rilasso il torno, espiro, piedi a martello, retroversione, inspiro, torno. Ancora due, e ultima, perfetto, torniamo, portiamo la palla sotto i piedi, ci appoggiamo tutti e due i piedi sopra, braccio a terra lungo i fianchi. Ok, dalla posizione abbiamo tutta la schiena incollata a terra e così deve rimanere. Testa in appoggio a terra, inspiro, espirando andiamo a rotolare sulla palla con le gambe. Dobbiamo però riuscire a tenere la schiena incollata a terra, quindi se riesco mi distendo completamente, non è assolutamente facile, inspirando. Piano piano torno, se mi accorgo che a un certo punto della discesa inizio ad inarcare, a perdere la schiena, mi fermo, quindi piuttosto scendo fino qua, mm.